Ciao a tutti, cominciamo la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo come ogni giovedì. Prima di partire, due annunci che hanno a che fare con la vita della radio, che sono importanti. Uno è per il tecnico Franco, dicendo che c'è un problema qui in regia in quanto la scatoletta dei micro, delle cuffie, della tavolina ospiti non funziona tanto correttamente. E ora se può intervenire ci farebbe un favore, visto che appunto le apparecchiature sono sempre molto instabili. Un'altra cosa è l'appello appunto che rivolgiamo a tutti gli ascoltatori di sostenere ancora Radio Gamma 5. Questa volta il sostegno economico a Radio Gamma 5 non è certo un esborso dei portafogli delle persone. Sono soldi che già avete versato allo Stato e che piuttosto che vadano in destinazioni alquanto strane e anomale, è meglio, conviene. E forse un miglior investimento che arrivi in misura ridotta, ma che arrivi qualcosa a Radio Gamma 5. E lo ricordo, il 5 per 1000, dichiarazione dei redditi, c'è la casellina posta, la scheda di destinazione del 5 per 1000. Basta firmare e indicare il codice fiscale di salute e ambiente. Il codice fiscale di salute e ambiente è il 92173660280. Bene, allora, questi sono due appelli essenziali. Io ricordo poi per gli ascoltatori di questa trasmissione, che sono sempre legati a quello che noi appunto diciamo, a quello che facciamo, oltre ai vari incontri, alle varie conferenze e ai vari riti, il mese prossimo, il mese di giugno, il 23 di giugno, sabato 23 giugno, a Jesolo, presso il Bosco Sacro, in via Cangamba, Settima Traversa, faremo il rituale del solstizio d'estate. Appunto è un rituale che contempla la piena luce, perché come sapete dal punto di vista astronomico il solstizio d'estate è la massima espressione, la massima potenza, la piena luce di cui possiamo godere e vedere di essere in sintonia con il mondo, e di conseguenza ci dà questa possibilità di entrare in contatto, di percepirlo, di sentirlo e di allinearci in un certo senso ai cicli della natura e ai cicli del mondo che ci sono qua attorno. Perciò appunto, per chi vuole, sabato 23 giugno alle ore all'incirca verso le 18.30, 19.30, più verso le 18 logicamente, perché Claudio è sempre molto pignolo sull'orario, vorrebbe sempre partire molto molto presto, ci sarà appunto la possibilità di fare questo rito. Allora, andiamo invece su cose inerenti alla trasmissione, che hanno un'attinenza però con l'attualità, non c'è aspetto rituale. Siamo partiti appunto, e ho voluto usare qualcosa come sigla, una bellissima canzone di Giorgio Gaber che si dice appunto I mostri che abbiamo dentro. E c'è due strofe di questa canzone che sono molto belle, che dicono: i mostri che abbiamo dentro ci ispirano il grande sogno di un Dio severo e giusto, quel bisogno mitico di Allah e Gesù Cristo. I mostri che abbiamo dentro ci inculcano idee contorte e il gusto sadico e morboso di fronte a immagini di morte. E questa purtroppo è una realtà che viviamo sempre continuamente, in cui abbiamo appunto la presenza di questo bisogno di fede, di sottomissione, di pensare a un Dio giusto, a un qualcosa che sia buono, che possa compensare la nostra esistenza o creare una regola. Invece noi sappiamo che se non c'è la nostra energia, se non c'è il nostro impegno, se non c'è il nostro desiderio, se non c'è il nostro da fare, se non c'è il nostro impegno, le cose non vanno bene. Non c'è nessun Dio salvatore che sia in grado e abbia la capacità di intervenire, di dirci, di raccontarci, di cambiare le cose. Non esiste un Dio che è giusto, non esiste un Dio che ci possa fare giustizia. L'unica giustizia che possiamo realizzare è la giustizia che possiamo realizzare tramite il nostro impegno, tramite il nostro agire, tramite il nostro comportamento. Ed è una cosa che dobbiamo sempre fare, dobbiamo sempre essere attenti alle immagini che ci vengono proposte, alle varie idee che ci vengono propinate, alle varie cose che si sostengono. Allora, c'è una cosa che sempre è legata in questo momento d'attualità, su cui dovremmo stare attenti, ed è il discorso dell'8 per 1000. Sapete che l'8 per 1000 è una delle fonti di finanziamento, delle tante che le religioni monoteistiche hanno, e logicamente ogni religione monoteistica si impegna a giocare sulle emozioni, sullo spavento, sulla tenerezza, su tantissime cose. E la Chiesa Cattolica è quella che più di tutte investe in campagne pubblicitarie. Logicamente sapete benissimo che per un giornale essere appetibile alle campagne pubblicitarie implica la possibilità anche di sopravvivere, di avere dei sostentamenti, di poter andare avanti.
Ma quello che colpisce della pubblicità, e l'abbiamo detto e lo ripetiamo, della Chiesa Cattolica, è il fatto che si punti moltissimo su quanto ha a che fare col discorso dell'assistenza ai poveri. In realtà questa assistenza ai poveri è sempre per mantenerli poveri e non certo per risolvere il problema di povertà. Ma io mi sono preso, perché qualcuno dice che potremmo essere sempre esagerati, che potremmo sempre falsare le cose, non essere corretti e precisi. Mi sono preso la pagina pubblicitaria che costa centinaia e centinaia di milioni di lire, che la Chiesa Cattolica ha fatto, in questo caso la CEI. Sappiamo benissimo chi è il presidente della CEI, il signor Bagnasco, il cittadino Bagnasco. Allora, questa pagina intera, che non ha un bel costo, ci dice di come viene destinato l'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Allora, prendiamo una voce, sostentamento del clero. Nel 2004 sono stati spesi 320 milioni di euro, nel 2006 336 milioni di euro, tenendo conto poi di una cosa molto particolare, che questo sacerdoti, questo clero, non è che si sostenga soltanto grazie dell'8 per mille. Io voglio ricordare che la Regione Veneto, sempre così attenta alla dinamica di Radio Gamma 5, ha fatto delle leggi a sostegno delle varie comunità religiose e soprattutto dei sacerdoti anziani che vanno in casa di riposo o che vanno in qualche sede dell'ordine. E stranamente, questa legge, che è una delle leggi che concede moltissimo alle organizzazioni religiose, stranamente gran parte degli ordini religiosi hanno la loro sede nel Veneto. È una coincidenza, è un caso, come sapete Radio Gamma 5 sostiene da sempre che il caso, le coincidenze esistono. Bene, fatalità, appunto, la regione si è premunita di finanziare anche queste case in cui questi bravi missionari vengono a passare il resto della loro vita. Io spero solo che la loro vita fosse molto più breve, comunque è un desiderio mio individuale. Bene, allora dicevamo, sostenimento del clero 320 milioni 2004, 336 milioni nel 2006, voci della CEI ufficiali. Interventi caritativi in Italia nel terzo mondo. Interventi a livello nazionale. 2004 30 milioni, 2006 30 milioni. Interventi caritativi in Italia nel terzo mondo alle diocesi per la carità, fra parentesi, 80 milioni nel 2004 e 85 milioni nel 2006. Destinazione dell'8 per mille. Allora, edilizia di culto 2004 130 milioni, 2006 117 milioni. È inutile dire che quando qualcuno vuole costruire una chiesa, non è che la Chiesa Cattolica abbia la necessità o il bisogno di ricorrere in maniera costantemente a finanziamento. Basta pensare che poi esiste anche in tutte, almeno una legge nazionale, in cui una certa percentuale delle opere di urbanizzazione di ogni comune, e chi costruisce sa quanto vanno a costare le opere di urbanizzazione, e siccome purtroppo in Veneto si costruisce troppo, e cosa dobbiamo dirlo, anche troppi capannoni, bisogna dire, si costruisce troppo, una parte degli oneri di urbanizzazione di tutte le bruttissime zone industriali, artigianali ed edilizie che si stanno facendo, tantissime sono brutte, vengono destinati alla Chiesa Cattolica per sostentare, per gli edifici di culto. Comunque, difatti, come vedete, dal 2004 da 130 milioni a 117 milioni nel 2006. Fatalità, come vedete, le cifre dove vanno a destinarsi. Allora, pensate poi una cosa: tutela beni culturali ed ecclesiastici 2004 70 milioni, 2006 63 milioni. Come vedete, la Chiesa purtroppo ha un patrimonio artistico molto importante e gli stanziamenti per questo patrimonio, che sono importanti, vengono a mancare o vengono tolti. E anche perché ricordiamo che a parte il patrimonio urbanistico, che ha una valenza storica, trova sostentamenti prima nell'8 per mille, poi prima che venisse depredato dai governi di destra, di sinistra, di centro, venisse dirottato da altre parti, quello che andava allo Stato veniva utilizzato per recuperare moltissime anche delle chiese e delle opere di edifici storici in proprietà della Chiesa Cattolica. Basta poi pensare, le varie proposte sono state fatte per favorire gli edifici religiosi, come il tentativo di togliere l'ICI anche delle attività commerciali, creando una concorrenza non corretta fra le varie attività commerciali, per tirare via appunto l'ICI dagli edifici religiosi destinati ad opere commerciali. Bene, questa è la realtà, è appunto, della destinazione dell'8 per mille.
cifre non inventate, cifre non segrete, cifre non rubate a nessuno, non avute sotto banco, ma pubblicate, nello specifico gliel'ho presa dal Corriere della Sera del 4 maggio 2007, pagina 24, e questa intera pagina acquistata, non so quei soldi di chi, comunque è stata pagata dalla cella da conferenza episcopale italiana. Perciò, se volete sapere come possono essere destinati l'8 per 1000, sapete dove vanno a finire con la Serm. E poi vengono sempre a proiettarci immagini di sofferenza, di dolore e di abilità di questi sacerdoti. Sarebbe anche interessante sapere, dove, sì, è bellissimo sapere, quanti attori sono stati utilizzati e quanto è stato speso per girare simili spot e quanto viene a costare la campagna pubblicitaria, giornali e televisioni e radio e così via. E allora, se sapete come scegliere di compiere un piccolo gesto di coerenza, un piccolo gesto che vi permetta di indirizzare le cose in un'altra direzione, 8 per 1000 datelo allo Stato. E siamo i primi noi a dolercene che tutti i governi abbiano depredato questa ricchezza togliendola dalla sua naturale destinazione. Passiamo a un'altra cosa. Purtroppo il discorso Chiesa Cattolica, Cristianesimo, religioni monoteistiche è sempre più presente e ormai siamo inflazionati, ormai si può dire che quasi l'Italia sia una parrocchia del Vaticano. Però voglio consigliare una lettura non certo di un pagano, non certo di una persona che ha preso posizioni particolari, ma che è sempre stata, diciamo, riferita e attenta e che ha sempre curato gli interessi dei cittadini. E sto parlando di Gustavo Zagrebelsky. Gustavo Zagrebelsky ha scritto tutta una serie di belli articoli per la Repubblica. Logicamente, purtroppo, i quotidiani hanno il problema di una sopravvivenza molto corta, cioè nel senso che la copia del quotidiano non dura più di tanti giorni e certi articoli che potrebbero essere considerati delle pietre miliari di un certo pensiero che si rifiuta di entrare nella logica del monoteismo vengono persi. Fortuna ha voluto che gli articoli appunto di Gustavo Zagrebelsky pubblicati sul quotidiano della Repubblica siano stati raccolti in un libro. Il libro si chiama Lo Stato e la Chiesa ed è stato pubblicato dalla Biblioteca di Repubblica. Lo trovate appunto allegato alla Repubblica, uscito all'inizio di maggio. Il libro costa 6,90 euro e lo trovate in tutte quante le edicole. È un libro che merita e che io consiglio. D'altronde, Gustavo Zagrebelsky non è certo uno sconosciuto agli ascoltatori di questa trasmissione, perché quanti ascoltatori sanno benissimo quante volte è stato citato. E soprattutto c'è uno dei tanti articoli, perché questi articoli vanno dal 2001 al 2007, ma c'è un articolo che io penso dica in maniera chiaramente cosa pensa la Chiesa quando parla di dialogo, ed è un articolo che si può essere preso proprio per capire dove sta l'inganno, la menzogna e la strategia del presunto dialogo. Andatevi a leggere questo piccolo capitolo, che è di una chiarezza, di una proprio semplicità, ma va a smontare uno dei meccanismi, uno delle astuzie, una delle furbizie del discorso del dialogo che sostiene la Chiesa Cattolica. E Zagrebelsky, pur non essendo una persona che ha uno schieramento religioso o schieramento politico, perché è un ex giudice della Corte Costituzionale, disse chiaramente che il dialogo rientra nel tentativo di creare un'ipotesi. Non è una tesi, cioè nel senso che è uno strumento necessario affinché si realizzi il potere della Chiesa. Comunque tutti gli articoli che sono qui, anche i più vecchi, hanno sempre una ricchezza enorme e vengono appunto affrontati dall'ambito proprio della semplicità. Non deve spaventare il fatto che l'autore sia un giudice della Corte Costituzionale, perché la chiarezza di tutti i suoi articoli è proprio la semplicità e l'abilità in poche parole di togliere quello che viene mistificato col discorso delle tesi sostenute della Chiesa Cattolica. Allora io ricordo appunto questo libro, Gustavo Zagrebelsky, Lo Stato e la Chiesa, introduzione di Ezio Mario, che è il direttore appunto della Repubblica, e la casa editrice appunto è la stessa Repubblica, e l'ho trovato in allegato al quotidiano Repubblica per 6,90 euro. C'è un'introduzione molto molto piccola, con alcune considerazioni appunto importanti, e dice
nell'introduzione, parlando dell'azione della Chiesa, disse Ezio Marro: dietro questo schema d'azione si muove l'idea che la radice del male contemporaneo risiede nel rifiuto di riconoscere nel magistero della Chiesa il fondamento vincolante della civiltà europea. Il pregiudizio per cui i non credenti non possono e non sanno dare un senso morale all'esistenza, perché solo i credenti trovano nella promessa dell'eternità un significato per la vita terrena. Il resto è il relativismo, il concetto chiave del pontificato ratzingeriano, quasi un anatema. E questo appunto è uno degli elementi basi, la differenza che fanno le persone e che fa la Chiesa. E di conseguenza io direi, e ne sono convinto, che il cittadino Ratzinger, perché vorrei recuperare questa valenza, questo termine che ha un significato importante, perché chi come me ha un riferimento nel concetto della polis greca e del diritto romano, sa quanto è importante che ogni cittadino abbia dei diritti. E io posso dire che il cittadino Ratzinger ha tutti i diritti di parlare, ma devo anche dire che la Chiesa Cattolica non ha diritto di parlare. Perché la Chiesa Cattolica non ha diritto di parlare? In quanto non pone l'interlocutore nella stessa posizione in cui si pone lei. La Chiesa dice di rappresentare una verità, di avere il fondamento di tutto, e che gli altri sono dei peccatori, che gli altri sono delle persone che non sono capaci di dare una prospettiva alla loro esistenza. Mette gli altri nel concetto di dire che sono il male, che sono i persi, che sono i perduti, che sono incapaci di vedere le cose. E allora quando si compie un atto di così palese svalutazione dell'interlocutore, significa che all'interlocutore non si dà nessun diritto e non si riconosce nessun diritto. Allora, come in questo nostro paese che cerca di conservare a stento e con fatica principi di libertà, che sono sempre più ristretti, in cui si dice che i cittadini sono tutti uguali, come in questo nostro paese si dice che la mafia non può parlare e non ha diritto di parlare. Ha diritto di parlare e di difendersi, di essere difeso un Salvatore Reina, ma non il capo della mafia Salvatore Reina. Visto che un interlocutore svaluta, sminuisce e non considera l'altro, io dico che bisogna dire con chiarezza che la Chiesa non ha diritto di parlare. Ha diritto di parlare l'individuo, ha diritto di parlare il cittadino Bagnasco e ha diritto di parlare il cittadino Ratzinger. Ma la Chiesa, in quanto Chiesa, in quanto si dice detentore di un potere che rappresenta un potere più alto degli altri, più alto degli stati, più alto delle persone, non ha diritto di parlare. E questo proprio per essere chiari, proprio per mettere il puntino su lei, per chi viene a parlare di salvezza, di chi viene a parlare che bisogna imporre la salvezza degli altri, che gli altri sono peccatori, che gli altri non hanno potere, non hanno capacità, che sono indegni, che sono quasi subumani, non ha diritto di parlare. Come appunto i terroristi non hanno diritto di parlare, chi sostiene con il terrore, con la paura, queste tesi, come cittadino ha tutti i diritti di essere difeso e di manifestare il suo pensiero, ma non come organizzazione. E di fronte a questo andazzo in cui c'è sempre il bisogno di andare a cercare un'esistenza, un riferimento fuori dalla propria esistenza, dalle proprie capacità, questa mania in cui ci deve essere un vertice, un capo, un salvatore, un profeta, un pontefice che dica come stanno le cose, vorrei contrapporre una notizia molto bella e molto importante. Allora, tutti quanti sono sempre pronti a rappresentare la natura come un qualcosa di insufficiente, di inadeguato, di poco propenso, di poco capace di dire le cose. E poi la scienza, con le sue scoperte, col suo progredire, scopre che in realtà piante, animali, ambienti sono più intelligenti. E allora c'è una notiziola che è passata così, fra le tante piccole notizie che passano nei quotidiani, e il titolo dice: i vegetali si adeguano al suolo. Le piante tropicali sanno adattarsi all'ambiente estraneo, estraendo azoto da una varietà di fonti, come suggerisce una recente ricerca. Bene, allora abbiamo che delle piante, di fronte alla carenza di certi principi necessari per la loro esistenza, sono capaci di andare a cercare altrove. Allora invece noi assistiamo
E queste piante sono anche intelligenti, perché di fronte a un qualcosa sono capaci di trovare delle alternative, trovare delle soluzioni. Invece noi stiamo assistendo nel nostro panorama italiano a persone che si sentono svuote, incapaci di elaborare dalla propria esistenza un valore, un significato, una profondità, un obiettivo, e devo andare per forza di cose, andare a cercare attaccandosi a qualche sottana. E allora sarebbe da pensare che forse sarebbe bisogno, la necessità di insegnare alle persone, ai bambini, non i principi della religione monoteistica nelle scuole, ma insegnare ad osservare la natura, a capire la natura, a vedere l'ambiente, a conoscere le piante, a imparare a osservare le piante. E forse questa vicinanza, forse concentrando le loro attenzioni sulla capacità delle piante, sull'importanza, sulla loro abilità, renderemo delle persone più sicure e meno vincolate. Se lasciamo parlare i sacerdoti, gli insegnanti di religione, non so quale futuro potranno avere questi ragazzi così massacrati, così cancellati e triturati all'interno della follia monoteistica. Poi una cosa fondamentale, appunto, è sempre il pensiero, il dire alle persone che non c'è un'idea da cui adeguarsi, a cui sottomettersi, a cui fare riferimento, che il loro pensiero, che il loro cervello è capace di comprendere le cose. Noi dobbiamo sempre rafforzarci in questa direzione. Do un piccolo esempio di quello che scrive uno scienziato matematico e dice: per millenni in Occidente non vi fu un'idea in assoluto più sovversiva di quella dell'infinito. L'idea che le cose potessero continuare per sempre, che non avessero necessariamente né inizio né fine, né centro né contorno, era contraria al sapere acquisito dall'Occidente. Minacciava di togliere a Dio onnipotente il suo status di unico infinito, di spostare la Terra dal centro dell'universo e di distruggere l'unicità e il significato speciale di ogni evento nella creazione. Aveva la potenzialità di rendere inevitabile ciò che un tempo era stato essenzialmente il possibile. Allora, pensate, di fronte a un'idea così semplice come quella dell'infinito, dell'eternità, di un mondo che esiste da sempre e che per sempre continuerà, di una vita che è capace di trasformarsi, pensare questo e riconoscere questo è un'idea sovversiva. E difatti si toglie alla creazione qualsiasi possibilità, perché se il mondo è infinito, se esiste un'eternità, non può esserci un inizio, una creazione, e non ci può neanche essere un giudice creatore, perché se le materie, se le cose hanno una vita infinita, significa che non esiste niente al di fuori di quello che esiste. Non esiste un Dio che crea dal nulla, che butta l'esistenza degli uomini e li abbandona. E questa appunto è un'idea che viene considerata sovversiva, e lei considera ancora adesso, perché se andiamo ad ascoltare il signor Ratzinger, che si viene a declamare tantissimo del discorso del relativismo e del nichilismo, comprendiamo che vuole attaccare l'intelligenza delle persone. 049 700 700. Sì, pronto? Pronto, ciao, sì, ciao. Francesco, ciao. Attento, a proposito, sì, del libello Hades, sì, Repubblica, sì, è tre giorni, però una settimana che sei uscito. Sì, ah, i primi di maggio è uscito, dai. Ah, ecco, sì, poche volte fa, le dico questa, le dico antes, che ne ho ancora detto, ora mi tegna a parte. Sì, vale la pena di leggere. Vale, cioè, la pena, se sì. Sì, almeno perché c'è, tutti gli articoli vengono raggruppati. Strano però che non esce, ma sai che non interessa, vende giornale così, è che... ho preso Onions, e dopo il giornale bellissimo. Sì, lo stai leggendo? Sì. Onions. Mamma mia, è fenomenale. Strano che anche questo che mi sia passato. Vedi, ma sono io a ricordartelo, Ivano, non ti preoccupare. Se ti scappa, sì, via, sai sempre che c'è sempre Francesco che ti aiuta in questa cosa. Esatto, bravo, bravo. È una battuta, dai, Ivano. Sì, quello che mi manca. Comunque pensa che effettivamente, guarda, c'è stato anche un altro ascoltatore che ha comprato Onias, le origini del pensiero europeo, sì, e anche lui l'ha trovato veramente importante, anzi ha detto che si potrebbero fare delle trasmissioni solo leggendo quello che lui scrive. Importantissimo, mamma mia, scherzi. E poi 18 euro... Io ho preso la prima edizione, costava 90.000 euro. Esatto, è un quarto di quelle 90. Puoi mettere, insomma...
dipende dalla brossura, insomma, dalla cioè, comunque ogni pagina è un mondo, sono infinite finestre che si aprono. Per tutto potresti aprire di quel libro una pagina a caso, sono i riferimenti che lui ti dà, ne hai da svilupparti in una maniera incredibile. Esatto, si ha messo proprio tutta la sua intelligenza, poi vedi, una fatalità, quel libro è uscito, per me l'editore l'ha fatto anche in maniera giusta, quando cominciano a parlare delle origini cristiane dell'Europa, uscì questo libro, Le origini del pensiero europeo, perché sai, parlare delle origini dell'Europa è una cosa, parlare del pensiero è la nostra esistenza. Un'altra cosa. Ma il pensiero significa che viene pensato, che viene elaborato e che viene comunicato. Esatto. E per me ci fu forse l'intenzione, forse sai, penso male, forse penso a una strategia che non c'è, però qualcuno per me l'ha fatto uscire in quel momento proprio per dire guardate che in realtà il pensiero europeo è più profondo, è più antico ed è più ricco di quello del monoteismo di 2000 anni. Esatto. Poi c'è un altro sempre della Delphi, sempre della, della con la brossura, quella 18, questo qua viene, è 18 euro però è più vecchio. Non so se conosci Douglas Hofstadter, l'eterna ghirlanda brillante. Sulla matematica, è più matematico questo qui. Sai, è un argomento che la matematica non ho molto approfondita, nel senso che già la uso per lavoro e perciò mi basta quella. Però le leggi della fisica, matematica, fisica, sì, Hofstadter, Dennett, cioè quelle, Gödel, Dennett. Sì, beh, sai, ci sarebbe anche Reghini che aveva scritto un testo proprio sui numeri sacri e così via. Ne esistono. È un mondo, però è un mondo a cui non mi sono ancora avvicinato. Parla delle termiti, poi che dialoghi tra la termite, la tartaruga e Achille, non so se hai mai sentito parlare. Sì, beh, sono i vari esempi che filosofici della capacità di comunicazione. Sì, perché cioè, poi effettivamente tutto il mondo comunica, insomma. Il cervello di Einstein, cioè colloqui con il cervello di Einstein, tutte queste. Sono dei racconti, diciamo, metafisici, roba così, insomma, ecco. Va bene. Ok. Grazie. Lei ce l'hai preso, l'hai trovato? No, ma manderò una persona a prenderlo. Ancora? Sai che non vado io, vado una persona a recuperarmi i libri. Mandi una persona. Sì. Perché c'è il negozio, quello di Ulisse, là. Sì, ma difatti mi manderò una collega. Ah, ok. Perfetto. Grazie. Ciao Ivano, ciao. Ciao. Sì, 700-838, sì, pronto? E questa è una forma di comunicazione molto breve, lì conosciamo una capacità di imitazione non da poco, peccato che sia fermato così. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Guido. Sono Guido da Campo Santiero, telefono spesso. Sì, dunque, ci sentiamo, mi ricordo di te, insomma, ci conosciamo bene per telefono. Ascolto con interesse la tua trasmissione. Dunque, io sono pensionato e ho molto tempo disponibile. Il mio interesse da giovane era la storia delle religioni e così ultimamente ho comprato il libro Gesù di Nazareth di Ratzinger e ho avuto la pazienza di leggermelo. Dunque, poi però mi piace sentire anche un'altra campana. Sì. E ho letto di Paolo Flores d'Arcais, che è il direttore di Micro Mega, e che viene venduto sempre per iniziativa del giornale Repubblica, Micro Mega. Sì. Ecco. Beh, a parte come trimestre, come mensile anche a parte. Ecco, è un mensile. Paolo Flores d'Arcais contesta la tesi di Ratzinger per cui il Gesù storico coincide perfettamente con il Gesù raccontato dai Vangeli. Questa è la tesi di Ratzinger. Altrimenti, dice Ratzinger, andrebbe della stessa incarnazione. Cioè, il Gesù teologico dei Vangeli deve coincidere con il Gesù storico, che è quello reale, altrimenti si finirebbe nello scetticismo più radicale. E se il Gesù storico non fosse quello dei Vangeli, sarebbe un Gesù maestro di giustizia, maestro di vita,
se non addirittura un agitatore sociale. Dunque, questa è la tesi di Ratzinger, che necessariamente i due Gesù devono coincidere, altrimenti ne andrebbe della stessa incarnazione, non ci sarebbe alcuna certezza circa la essenzialità proposta dai Vangeli canonici. Flores d'Arcais, la controtesi, e dice: ma quale cristianesimo è quello genuino derivato da Cristo, e quindi quale il Cristo deve essere considerato quello a cui fa capo il cristianesimo attuale, visto che già nelle origini di cristianesimi ce n'erano tantissimi, e non solo frutto di una interpretazione diversa di uno stesso evento storico rappresentato dalla presenza di una persona e dai detti e dai fatti da questa in essere, insomma. Perché, per esempio, per gli gnostici il Gesù non è mai risorto. Gli gnostici disprezzavano la materialità, la carnalità, e puntavano tutto sulla spiritualità. E difatti nel Vangelo di Giuda, che è il prototipo dello gnosticismo, c'è Gesù che invita Giuda a darsi da fare perché si liberi del corpo che lo zavora nella terra, mentre Gesù, l'insegnamento è questo che vuole dare all'umanità, dice: spogliatevi, morite quanto prima, liberatevi del corpo, che leone e ome, cioè una particella divina che esiste tra di voi, può tornare, come faccio io, nel pleroma, che è l'essenzialità spirituale. Ecco, quindi, almeno per gli gnostici, la presenza del Cristo qui... c'ho il cane che si lamenta. Te lo sento. Probabilmente sai il fatto che leggi Ratzinger lo fa soffrire. Mi boicotta. Dunque, ho dato un momento, se la tesi di Ratzinger è che c'è stato necessariamente un solo Gesù, e questo è quello dei quattro Vangeli, ed è quello storico, a un altro momento non spiega invece quanti Gesù ci siano stati, perché c'è anche il Gesù degli Esseni che lo consideravano un agitatore sociale. Poi c'è qualcuno che parla di Gesù che non è mai risorto, e appunto gli gnostici, no? E quindi, non so, fa acqua da tutte le parti. Vabbè, infatti, di Ratzinger. Esatto, bene. Ecco, pur salvare, io ho letto i due testi, dunque si legge molto bene il libro di Ratzinger, perché è anche chiaro. Le tesi sono sempre quelle, perché io ho sentito una volta una discussione per televisione tra Emanuele Severino, che è uno storico ateo. Io ho la storia della filosofia, è bellissima. Ha scritto anche la storia del cristianesimo. Che si è scontrato col cardinale Tonini. Sì. E anche Tonini sosteneva che ne va della salvezza del messaggio evangelico, sì, sostenere la tesi che Gesù è un personaggio storico. È un dogma di fede. Effettivamente si è incarnato, è un Dio incarnato. Mentre Emanuele Severino dice: ma nella storia personaggi simili non esistono, esistono solo nella mitologia. Ecco, in pratica Tonini, Ratzinger, insomma, tutti quanti cantano lo stesso coro, che non convince. Esatto, sì, quello è verissimo. Ecco, tutto là. Bene. Va bene. Grazie Guido. Ciao. Ringraziamo appunto Guido proprio perché si è andato a leggersi tutti quanti il testo di Ratzinger, che non è certo delle letture più simpatiche e belle che uno possa fare. Logicamente in questo caso ci ha ricordato come il monoteismo cerchi sempre di ingannare e ha bisogno di convincere gli altri che il suo inganno è un dato storico reale da cui non si possa uscire, da cui non si possa prescindere. Sì, pronto? Scusa Giampaolo. Ciao. Ciao. Francesco, dimmi pure. Pensavo adesso a Tiberius Abdens Pantera, Tiberio, imperatore romano, detto il Pantera perché fotteva tutte le donne quando andava in giro
come centurione romano e dopo è diventato imperatore, il quale ha ingravidato Mariamne Erode, si dice cugina di re Erode, dai quali ha avuto Gesù ben Pantera, sì. Gesù figlio di Pantera, e Giuda ben Pantera, che ben vuol dire sempre figlio di Pantera, sì. Vero? Sì. Stranamente però queste cose qua saranno anche baggianate, però su Nexus io li ho letti parecchi anni fa, e così incuriosiscono queste storie, no? Quindi pensa lì, che per me la culla della bugia è proprio il Mediterraneo e il Nord Africa, è la culla della bugia, quante cazzate sono venute fuori, ribaltate, rimandate, buttate di qua e di là, e tutte verità sono, Francesco. Sì. Hai capito? Non devi mica essere blasfemo, non può prescindere. Tutti all'inferno a bruciarci, altrimenti, hai capito? Tutto il mondo va a bruciare. Sì. E pensa a un dio folle che crea dei burattini e si diverte dopo a farli soffrire. Guarda che è una roba tremenda solo a pensarlo. O da buttare in ridere o a disperarsi. E poi questi burattini che devono difendere il loro creatore. Sì. Oh, solo che sono burattini... talvolta che mi fanno piangere, sì. Bambini che muoiono sotterrati sotto una scuola, lo dirò mille volte al giorno sta roba, con una maestra, e lì vicino il beato impostore che non ha mosso un capello. Ma sai che gli hanno detto quei genitori? Beato impostore, sai chi è quello? Ma sì, ma Pacipiu. Sì, ma a parte quello, sai, ma il parroco ha trovato la risposta, ha detto, fa, si vede che Dio aveva bisogno di angioletti. Dio, ma che pezzo di merda deve essere questo Dio? Di fronte al dolore, di fronte al dolore. Di fronte al dolore, di fronte a bambini morti, di fronte ai genitori che soffrono, tu gli dici, ma si vede che Gesù aveva bisogno di angioletti. Roberto Vecchioni, ma che razza di Dio c'è nel cielo? Sta giocando col nostro dolore. Guarda che sono parole veramente che ti scavano dentro. Sì. Grazie Francesco. Ciao Giampaolo. Ciao. Ciao. Sì, pronto? 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 Sì, niente. L'ascoltatore non interviene. Va bene. Allora, poi passiamo un po' all'attualità, alle cose che ci sono vicini. E io voglio partire da un evento mediatico che purtroppo non ha avuto un grande successo, che non ha avuto, cioè nel senso, un grande successo di stampa, ma che ha avuto un grande successo di partecipazione. E allora... 1,5 milioni di persone sono scesi in strada, sventolando bandiere e inneggiando qualcosa di importante come il discorso laico. Ed erano 1,5 milioni, erano i laici turchi scesi in piazza a Smirne. Significa che forse c'è del laico in Turchia e c'è del laido in Italia. Sì, pronto? E Francesco? Sì, ciao. Ciao, sono Marco. No, sentivo mega piaccio l'ascoltatore là da Guido, Piero, sì, pare, Guido, sì. Sì, che ha letto là un po' quello che ha scritto Ratzinger. Però, perché tu non hai letto Ratzinger e non ne soffri. No. E questa è la tua sofferenza, no, se vieni a comunicare il tuo dolore per questa lettura teologica così importante che ti è stata. No. Mi faceva peccare il cagnetto o il cagnone che aveva là, che il... sembrava più sofferente quello che sopra. Comunque il concetto di fondo, tra virgolette, su cui secondo me almeno è giusto dare fare una riflessione insieme al cristiano, è che l'esistenza storica, certo che è fondamentale questo argomento qua sull'esistenza storica, di mio ho sempre detto. No, non è per nulla importante. Sì, è fondamentale. È ininfluente. Fino sta a fare il negativismo, no, proprio nel assoluto. Senso, sta attento, le parole di Cristo sono parole criminali, sia che Cristo sia Francesco, esistito, sia che sono preletterarie. Francesco, gli apostoli dice che dopo morto Gesù... Marco, uno dei suoi discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre, ma Gesù gli rispose, seguite e lasci i morti seppellire i loro morti, Matteo 8,22. Che questo comunque, l'abbia detto un personaggio storico, un personaggio inventato, è sempre una mostruosità. Francesco, andiamo sul discorso mitologico. Sì. Come ti spieghi ora se questa religione cristiana
fosse stata, diciamo, tra virgolette, inventata, perché la mitologia... Ma è inventata, è una bugia, il problema è la mostruosità di quello che dice. Io posso accettare anche una religione inventata. E come mai è stata così attaccata, perseguitata? Da chi è perseguitata? Madonna di Dio! La religione cristiana è perseguita, da quando? I attentati sistemati sempre. Quando? Scusa, qui siamo alla fantascienza. I percristiani non sono mai stati perseguitati. Insomma, dai, ora... Cioè, quando mai? Stiamo alla realtà storica. La realtà dei fatti, cioè, se fossero stati perseguitati per la loro follia religiosa, per quanto io non mi piace, però non sono mai stati perseguitati. C'è scritto anche nella Bibbia che non sono stati perseguitati. Dato che hai messo la follia religiosa, continua e concludi la frase. Visto che gli armati, giustamente, ma credo che anche nel mondo romano qualcuno diceva che i cristiani già erano considerati dei criminali. I cristiani, i primi cristiani erano dei criminali. Non è che venivano considerati, compivano azioni criminali, le persone li consideravano criminali, giustamente, perché erano criminali. Pericolosi, perché dicono le idee come quelle di non dar fare. I cristiani erano esentati da fare i militari. Non te voglio ammettere l'evidenza. Tante religioni mitologiche e avuto un successo senza tante persecuzioni, senza tante... Ma i cristiani non sono mai stati perseguitati, si sono inventati tutto, non sono mai stati martiri cristiani. Se tu vuoi parlare di fantascienza, parliamo dei cristiani perseguitati, ma questa è fantascienza, è invenzione, è proprio una bugia, una cosa... I primi concili che ha fatto si scannava tra le ore. Ma questo, i monoteisti sono sempre scannati, insomma, non è un problema tra monoteisti, se a loro piace così, lasciali fare, insomma, cioè... Attorno alla religione cristiana, che se sta il degheio dall'inizio, comunque sta attento. Ma vedi, scusa, posso ricordartelo, Marco, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Luca 14:16. Cioè, questo qua non è follia, non è cattiveria, la necessità di odiare la propria madre, la propria moglie, i figli, i fratelli. Francesco, e che chiama personaggio mitologico a Gesù, uno che va a dire robe del genere all'interno di che realtà sociale, che c'era il padre padrone, il padre padrone è sorto all'interno del cristianesimo. Francesco, dove la donna non contava niente. I romani hanno cambiato regime politico per una donna violentata. Guarda, Francesco, i romani non hanno fatto una guerra perché le donne non fate la guerra. Il ratto delle Sabine. Donne rapite dai romani, va bene? Con violenza lo ammetto. Gli dico, noi non dovete combattere, per di voi non combattono, scusa. Non contano niente. Però se mi racconti delle cose che non esistono, non so da dire, perché nel Vangelo c'è scritto tutto. Guarda che c'è scritto che della gente del posto che sentiva sto qua a parlare, si è andati torre, sua mamma e suo fratello, che vieni torno che l'è matto, guarda che effettivamente ma infatti era che sia vero o falso, è pazzo, criminale. Riuscì a fare il successo con il Vangelo dopo che ha scritto roba del genere. Ma non è che hanno fatto successo con il Vangelo, l'hanno fatto con la forza e la violenza. I cristiani hanno fatto con le crociate, con le guerre sante. E dopo, guarda Francesco, scusa, è stata una roba mitologica inventata. Con tutte che scusa sputanate che c'è dentro il Vangelo, le puttanate del Vangelo le imponevano con la forza e la violenza. I primi cristiani, Francesco, si baruffava tra le ore. Ma cosa non baruffare anche adesso? Guarda che asente, se ha accorto che dentro il Vangelo c'è scritto di tutti i colori, guarda che podarissimo tirar via un po' tutto, noi prendiamo una... la buttiamo via tutta e ci facciamo la nostra vita. Che ne mettiamo uno, lo abbattiamo un pochettino, in modo che non sappiamo queste critiche, perché oggi è già... a casa gente tira sul naso e che ma cosa vuoi che veniamo dritti a vogliate che scrivi puttana sui Vangeli, eppure niente da fare, va che resta gli occhi i sega, addirittura i ga rischia quasi una divisione dentro una eresia, i ga vuoi sottomettere le persone, perché c'è la gara a chi sottomette di più, come c'è la gara a chi sottomette di più, e comunque, Francesco,
la critica ai Vangeli allontana da Gesù, dal personaggio storico. Va che mi ho letto robe anche non scritte da cristiani. Sì. Però la critica della critica, e dite sé che i due, diciamo, componenti sì. fondamentali della critica è la mitologica e la critica storica, insomma. Cioè, mitologica dice questo personaggio si vuole inventare sana pianta. La critica invece storica dice sì, Gesù era uno come tanti, e insomma, Marco, però ecco là fuori tua madre, i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: e chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre, ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio è nei cieli. Insomma, dai, questo è per me fratello, ma sorella e madre. Cioè, nel senso, se si sottometti, sono disposti a tutto. Il monoteismo, al di là che sia esistito, che questo personaggio sia esistito o no, le abbia detto o no, è un'invenzione criminale. E il concentramento, cioè la discarica criminale della storia. Mica una zia suore si è morta a 90 anni, poveretta, una buona suoretta. Tanto è vero, brava, perché insomma, ha capito, il Signore non capisce niente, e mi guido questa ia fa santa. Fermo qua, fermo. Sì. Guarda che perché voi stavate anche aspetta che ti dica, te parlo che ho 90 anni, quindi pensa se è andata in convegno prima del 1900. Pensa attento, quanto va a vedere i film convegni, Francesco, che aveva dei chi regolamenti, chi era peso di Hitler, fermo qua. Eppure mi mandava a casa per nessun motivo. Sì. Quando che però, che c'era, o mai ha un papà, o mai ha mamma, o la morte di un papà o la mamma, neanche i fratelli, neanche i fratelli. Sì. Per il papà e la mamma, partiva, sparava, veniva a casa, non sai che ne parlava. Per prendere l'eredità. No, questo non vuol dire che... Per prendere l'eredità. Quello che c'è scritto sul Vangelo, sì. Tutti io interpreta come che ti interpreti. Sì, no, è così. Cioè, perché l'unico interesse era recuperare l'eredità per arricchire qualcuno. Comunque, senti, Francesco, sì. Ti defondo, ti dici sempre, dottore Raffa, dottore Rave, che te fa comodo del Vangelo. No, anche qui che non te fa comodo. Ma non c'è niente che mi fa comodo, cioè, è brutto, è brutto. Dice... Cioè, potremmo prendere la Bibbia Francesco, a caso e sono tutte mostruosità. No. Al suo tempo gli ho detto: amate i vostri nemici. Ti pensa che devo rifare? Ma no, sì, va bene, sta attento perché ci pensa Dio ad ucciderli. Perciò voi volete il bene, tanto c'è Dio che li deve ammazzare. No, tutti. Non te puoi, sì, perché se Dio è un personaggio, ami i tuoi nemici, no, dall'altra perché, parte l'altra scusa, lui stesso dice: pensa a ucciderti. Tu sei mio fratello se fai la volontà del Padre mio. E ora vuoi capire che tu sei opinabile. Non è opinabile, è di fatto. Te sei un torto a tua logica. Ma no, la logica è semplicissima. La sottomissione degli altri è il principio fondamentale del messaggio cristiano. Ora mi porto un passo del Vangelo che Gesù che dice ai suoi discepoli: voi andarvene che voi altri, voi sì. Io ho rotto e toi, voi andarvene, non che c'è nessun problema. Sì. Dopo guarda, te che sempre... Sì, ma allora tu passi nella categoria dei peccatori, di conseguenza non so quello che più devi dire pescatori di uomini. Ma dopo metto so. Nel Vangelo addirittura che se Gesù che ha preso qualche rappresentante del mondo pagano, sì, e difatti Alenda di Lua Schiera io ti posso dire Alenda di Lua Schiera, un cardinale ha scritto Santi Pagani dell'Antico Testamento. No, alzami a dire sta qua, che ha detto una frase a due personaggi che non aveva niente a che fare con la tradizione religiosa ebraica e con altri, e neanche qua cristiana perché non esisteva, e che ha detto: non ho mai visto tanta fede come in voi altri e neanche in tutto il popolo che ho qua, anche perché se tu dici perché l'essenziale è la sottomissione. Il centurione addirittura, credo che gli dice il centurione, maestro, gli dice: non occorre che te venga in casa mia, che ho il servo che sta mai, non so chi che gli aveva, basta, solo che dice che ti dici perché una parola. Perché sottomette prega. No, si sottomette. Qui ieri i pagani di qui che si sottomette, i suoi amici pagani davanti a Gesù che dice: no, non occorre neanche a te. Quella è un'invenzione, quel fatto non è mai avvenuto, però Francesco, serve solo a dimostrare la sottomissione. Sa che siete teccati con Gesù, di Nazareth, ti dice la stessa roba. E che dice: non ho mai visto, non ho mai trovato tanta fede, dice, come sostanente qua in tutto il posto. Ma perché non avevano fede? Cioè, se la sono inventati, cioè, se si sono messo... Va bene. L'unico fatto del centurione è quando viene arrestato San Paolo. Se il Vangelo lo dice in modo serio, tutti i francesi. Esatto, il Vangelo deve essere letto in maniera seria e capire che è una mostruosità dalla prima parola all'ultima parola. Non c'è nulla di positivo in quel testo. Cioè che veramente bisogna insegnare alle persone a essere attenti a quel testo criminale, perché è il più dannoso per l'esistenza, per la vita che esista. Cioè,
Questa è una cosa fondamentale. Bisogna saperlo, farlo leggere e capire che è una mostruosità. E trovare dov'è il meccanismo dell'inganno, perché c'è veramente un inganno dietro, perché tu vai a leggere nel pensando in una valenza positiva, ma tu dovresti capire con l'ambito teologico, cioè cosa significa nella lettera quella cosa. E tu capiresti che la Bibbia, il Vangelo, soprattutto la figura mostruosa di Gesù Cristo, serve solo a creare sottomissione. L'unico interesse è la sottomissione. No, sì, la sottomissione. Azienda liberazione. Tagli la cosa. Liberarti dalla tua libertà per diventare schiavo. Cioè essere libero di diventare schiavo. Sì, e questo è lo scopo delle. Il Papa davanti a Gesù Cristo, le uno come me. Noi abbiamo forse bisogno di un Papa, abbiamo bisogno di un rappresentante. Bisogno di un Papa che va a fare anche lui il suo percorso. Sì, perché sempre, è sempre un sottomesso a Dio, perché è un funzionario del Dio, tanto è un funzionario di un apparato repressivo, cioè nel senso, esiste una cartella gerarchica tutta legata alla repressione. Tanto è vero che dice nella storia dei papi, un papa bolla e uno sbolla. Sì, ma l'importante è fregare gli altri. Lo scuso, l'importante è se tu ti vai a leggere il libro, sta attento, io l'ho detto, se tu ti vai a leggere il libro di Zagrebeschi, lo stato della Chiesa, cosa intende la Chiesa quando parla di dialogo? È soltanto un'astuzia per sottomettere le persone. Perché se le persone. Sì, che tu mai sentito dire da tanta gente. Cristo sì, i preti e la Chiesa sì, no. Ma esatto, ma lì è lì la trappola fondamentale. La trappola. Allora, esatto, perché praticamente tu sei contaminato, sei marchiato. Dai, spiega la trappola. Esatto, sta attento. La Chiesa è soltanto qualcosa che è uno strumento per la sottomissione. Se ne possono inventare qualsiasi cosa. L'importante è che tu abbia il concetto che tu devi essere legato a qualcosa. E questo è fondamentale. Allora, hanno creato la figura di Cristo, che rimane come catena al piede, come cappio al collo sempre presente. Di conseguenza, ricordo che però un'esecuzione è fatta dal boia e dallo strumento che usa il boia. Benissimo, la Chiesa è il boia. Lo strumento che uccide le persone, i popoli, è la figura di Gesù Cristo. È il cappio al collo. Francesco, il patibolo è Gesù Cristo. La figura che uccide, è scritto nel Vangelo, vatti a vedere. Sì. Davanti all'adultera, è il che mette un... Ma perché si sottomette? E il che dice alla gente che se l'ha. Ma scusa, gli altri si fanno andare dai peccatori. Ma l'altro si fanno andare dai peccatori. Gli altri dice, voi non potete neanche fare giustizia in base alle vostre leggi. Perché voi siete dei peccatori? Ma dove sta scritto che si ragiona gli altri come peccatori? Significa anche chiaramente dire voi non avete nessun diritto di poter scegliere niente. Ma guarda quanto sbagliato, nessuno lo tira il sasso però. Ma chi lo dice? Gli hanno tirato addosso a lui sicuramente. L'hanno raccontata così. Ma in quel caso significa che dice che voi non potete fare niente perché io dice stabilito che non potete fare niente. E significa anche dire all'altro non hai nessuna autorità perché io sono senza peccato e di conseguenza voi siete dei peccatori, siete sotto di me. Siamo in una sottomissione. Sono convinto, Francesco, che se leseremo tutti il Vangelo, ognuno tiremo fuori qualcosa che ne serve. Tiriamo fuori una mostruosità di Cristo dall'inizio alla fine, anche non troviamo se niente. Se tu leggi il Vangelo ti tiri fuori qualcosa. Te l'ho letto qua adesso, 4-5 versi e non ti vanno ancora bene, insomma, cioè, è la realtà. La figura di Cristo è una figura mostruosa, criminale e pericolosa, in cui dovremmo insegnare le persone a stare attenti, cioè, perché non esiste un vaccino, esiste l'intelligenza che impedisce di ammalarti, cioè soltanto la prevenzione. Guarda che ha detto che ha trovato più fede nei pagani che nel popolo ebraico. No, nei pagani non c'è la fede, L'hanno raccontato. Ti posso raccontare, qualcuno ha detto che i cristiani hanno ingannato, hanno perfino falsificato la storia, hanno tramutato la storia dell'umanità in preistoria del cristianesimo. Loro dovevano dire che c'era qualcuno che aveva fede anche prima che lui arrivasse come figura mostruosa. E di conseguenza si inventano questo. Non è scomodo, è un personaggio pericoloso e mostruoso. Se vuoi dire che dopo io va strumentalizzato. Non l'hanno strumentalizzato. La Chiesa non è stata all'altezza del messaggio cattivo di Gesù Cristo, è stata meno cattiva di Gesù Cristo. Credi però che adesso tutto sto lavoro che si fa per staccare quello che c'è stata l'inculturazione, tutta la... Non puoi spaccarla, le persone devono avere coscienza di liberarsi. Sta provocando, secondo me, un passaggio che lo paghiamo tutti, sto passaggio Hanno distrutto la civiltà. Non si stava mia tanto bene anche una volta, d'accordo? Dobbiamo liberarsi.
se ti manca il tramo del passaggio è sempre fondamentale. Quando se nasci, quando... i punti scusa, fermi, Francesco. Marco, quando sei nato, tua madre ha sofferto e sicuramente ha sofferto anche te, ti sei impegnato. È stato doloroso, però era necessario, altrimenti morivi te, morivi tua madre. E siamo in un periodo in cui dobbiamo rinascere come uomini, dobbiamo liberarci di questo peso, dobbiamo andare fuori da questa prigione. Tu sott'acqua ci può stare fino a un certo tempo, può stare in apnea, a un certo punto devi riemergere. E gli ultimi secondi in cui riemergi sono i più faticosi perché hai meno ossigeno. È va faticoso, bene. Ma dobbiamo farlo. Francesco, dimmi. Prendere o lasciare? No, non è per lasciare. Ciao, ciao. Ciao Marco. Sì, Marco appunto è sempre legato a questa figura mostruosa di Gesù Cristo, in realtà non ha nulla di positivo. Sì, pronto? Ciao Francesco, ciao Paolo. Ciao Paolo. Sono Paolo, il presidente, non il presidente della radio, Sì, sì, dai. Per carità, dimmi tutto Paolo. Io ricopro una carica molto più ambita, no? Sono presidente onorario dell'associazione Marco Bandani. Sì. Devo ricordare all'ascoltatore precedente che ama il tuo nemico non è stato detto da Gesù Cristo, ma è stato detto per la prima volta da Plutarco di Cheronea, il sacerdote di Apollo. E qua che leggo testualmente, se vuoi ascoltarmi, le parole di Plutarco. Allora dice Plutarco, soccorrere un amico è un gesto nobile, ma non paragonabile alla vergogna di lasciarlo solo in caso di bisogno, mentre rinunciare a vendicarsi di un nemico, pur avendone l'opportunità, è segno di gentilezza d'animo. Chi non apprezza la generosità o non elogia la bontà di condividere il dolore di un nemico, sottolineo, il dolore di un nemico nel momento della caduta, di assisterlo nel bisogno, di preoccuparsi e curarsi delle difficoltà in cui versano i figli e gli affari di casa sua. Questo era Plutarco di Cheronea. Ebbene, allora, vestire con le penne altrui, no? La religione cristiana è un segno di mistificazione e di ignoranza. Poi vado avanti, ti leggo testualmente il passo del Vangelo, no? Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Allora, cosa dice Joshua di Nazareth, alias Gesù Cristo? Ama il prossimo tuo come te stesso, a patto che sia un tuo correligionario, che faccia parte della tua religione. I pagani, i gentili, scannatevi pure. Poi Francesco, se per me permette, sì, permetto. È pronto Francesco? Sì, prego, ti sento col telefono. Posso andare avanti? Sì, vai pure avanti. No, niente, siccome spesso e volentieri sento bestemmiare, no, i cristiani, il loro Dio, e la bestemmia è proprio tipica, è proprio rivelatrice della mentalità cristiana. Allora, protesto energicamente perché? Perché il nome del loro Dio generalmente viene associato, combinato alla figura del maiale al porco, no? Sì. Ebbene, è veramente una cosa ignobile, riprovevole, è veramente una cosa abominevole associare un animale nobile e fecondo, fautore di vita come il maiale, no? A quel Dio assassino, a quel Dio bastardo e lurido come il Dio biblico. Se non mi credono, leggo testualmente Esodo, aspetta un attimo, allora, Esodo, dice il Signore, il Dio di Israele, ciascuno di voi tenga le spade al fianco, passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente. Ebbene, associare, adesso che siamo in maggio, no, adesso proprio sì, che siamo in maggio, il mese della Dea Maya, che ha dato il nome al mese latino Maius, no? Associare questo Dio assassino, questo Dio bastardo, questo Dio lurdo, a un animale nobile come il maiale, allora, cristiani, finite inevitabilmente con l'offendere e bestemmiare il maiale. Perché? Perché Dio diventa il predicato, cioè l'attributo di che cosa? L'attributo di violenze,
di assassini, di prevaricazioni, come quel bastardo di Gesù Cristo che, come ho detto prima, invitava a scannare, no, quelli che non si mettono in ginocchio davanti a lui. Per cui, concludo, cristiani, prima di associare, combinare il nome di un animale nobile come il maiale al vostro Dio, assassino e bastardo, pensateci bene, perché finite con l'offendere la figura del maiale. Ciao a tutti. Bene, ciao Paolo. Paolo, appunto, con la forza giusta delle parole e con la sensibilità che si ritrova, giustamente ha ricordato una cosa importante e ha detto proprio chiaramente che il monoteismo è la figura di Cristo, è la figura che maggiormente hanno distrutto l'umanità in questi secoli, proprio perché nelle sue parole, e solo le sue parole, sarebbe sufficiente che noi andassimo a ripetere le parole che ha detto, appunto, o attribuito a questa figura. Quando noi leggiamo, dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Luca 14,16. Allora, quando a qualcuno si dice di odiare la propria vita, e questo non può essere interpretato in altre maniere, perché non è che abbiamo tante vite, abbiamo questa vita, e almeno questa vita siamo coscienti, significa chiaramente che devi sempre disprezzare un qualcosa, e se cominci a disprezzare qualcosa di te, significa chiaramente che vuoi introdurre la sofferenza nell'esistenza. E quando tutti quanti noi siamo legati a qualcosa, siamo legati alla sensibilità, ma se leggiamo sempre dalle parole di questo mostro, da questa figura mostruosa che è Gesù Cristo, pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro la madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Cioè, siamo nel campo della famiglia cristiana in cui si dovrebbe odiarsi a vicenda. Poi c'è qualcuno che organizza i family day per difendere la famiglia. Noi tutti quanti noi sappiamo che abbiamo dei legami di sangue, di famiglia, di parentela, che siamo attaccati a qualcuno. E dice sempre questa figura mostruosa di Gesù Cristo: uno dei discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi e lasci i morti seppellire i loro morti. Matteo 8,22. E allora una persona che di fronte alla morte del proprio padre è costretto a chiedere il permesso per andarlo a seppellire, che deve dire: mi concedi, mi dai la possibilità di andarlo a seppellire, e lui dice: lascia stare, non curartene, non abbiene cura. E poi si parla di famiglia cristiana, si parla di amore cristiano, di legame. Questo appunto è l'amore cristiano, questo è quello che la figura mostruosa di Gesù Cristo insegna. Noi sappiamo tutti quanti che viviamo in una comunità, che viviamo in una società, e in questa società noi abbiamo il bisogno, la necessità, il dovere di avere dei legami o di sentire qualcuno vicino. Non potremo certo impostare la nostra vita sulla violenza, sulla sofferenza, sullo scontro, sul considerare indegni gli altri. E allora, di fronte appunto a queste parole che invitano a non curarsi neanche degli affetti e a non curarsi in nessuna maniera, di lasciare stare, ma io vorrei ricordare che nella storia greca esiste un personaggio come Antigone, che di fronte al legame con il proprio fratello ucciso, in cui le leggi imporrebbero che non venga sepolto, ha il coraggio di ribellarsi, va a violare qualsiasi legge che la società gli impone e gli dice: io violo la legge per seppellire mio fratello. Allora è più propenso di significato, di profondità, di valore, di consistenza la figura di Antigone che dice di fronte al fratello morto e rimasto per terra senza sepoltura, una legge che gli vieta di seppellirlo e lei si ribella. E dopo migliaia di anni noi abbiamo ancora questa figura così bella, così forte, che quando si parla di ribellarsi a delle leggi ingiuste, il primo personaggio che noi citiamo è Antigone, e Antigone viola una legge dello Stato della città per seppellire suo fratello.
E dall'altra parte abbiamo una figura di come quella di Gesù Cristo, che dobbiamo ripetere questo verso, che dovrebbe entrare nelle menti delle persone per capire chi è così cattivo. Uno dei discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti. Matteo 8,22. E allora tutti quanti noi dovremmo fare una scelta radicale, comprendere qual è il nostro riferimento, qual è la nostra sostanza, le cose che sentiamo. Non abbiamo bisogno certo di chinarci un libro mostruoso e terrificante come la Bibbia. Non abbiamo certo bisogno di trarre un insegnamento nella nostra esistenza, nei nostri comportamenti, nei nostri modi di agire da una figura pericolosa, negativa e brutta come quella di Cristo, ma dovremmo richiamare al nostro animo, al nostro sentire. Non abbiamo bisogno di testi sacri, non abbiamo bisogno di libri, non abbiamo bisogno di insegnamenti, non abbiamo bisogno di profeti, ma abbiamo il coraggio di capire, di ascoltare il nostro cuore, di ascoltare la nostra anima, di sentire la nostra sensibilità, di reagire per istinto, di agire per pelle. Se una cosa che vediamo non ci piace, non ci serve un giudice che ci insegni cosa giudicare, come valutarla. Se una cosa ci provoca ribrezzo, se una cosa è terrificante, noi dovremmo fare un richiamo al nostro animo, alla nostra bellezza interiore, al nostro pensiero. Noi non dovremmo assolutamente lasciare che le nostre idee devono essere filtrate, valutate da qualcun altro. Noi dovremmo imparare a non delegare. Noi dovremmo imparare ad aver fiducia in noi stessi e di sapere che tutto quello che noi abbiamo, tutti i sensi che noi abbiamo, ci danno un insegnamento fondamentale, che è quello di essere proiettati per l'esterno. Tutti quanti i nostri sensi ci insegnano che verso l'esterno noi troviamo le risposte, troviamo le informazioni, troviamo il contatto. Noi abbiamo sensi per essere sensibili agli altri. E allora questa sensibilità non deve essere educata da principi, dai 10 comandamenti, ma deve essere educata da quello che noi sentiamo. Allora richiamarsi alla profondità, evitare i mostri che abbiamo dentro, evitare di pensare che ci sia qualcun altro che fa giustizia. E voglio ricordare le parole che abbiamo sentito della canzone di Giorgio Gaber, i mostri che abbiamo dentro. E quando appunto Giorgio Gaber dice nella sua canzone: i mostri che abbiamo dentro ci ispirano il grande sogno di un Dio severo e giusto, quel mitico bisogno di Allah Gesù Cristo. I mostri che abbiamo dentro ci inculcano idee contorte e il gusto sadico e morboso di fronte a immagini di morte. Allora, se c'è una cosa che il paganesimo ha come caratteristica, è la vita, ed è il richiamo continuo alla vita, è il richiamo alla sostanza, alla capacità di vivere. Nessuno ci insegna a vivere, noi possiamo aiutare le persone a vivere. E allora, ogni volta che noi coltiviamo dei mostri, ogni volta che sottoponiamo i bambini, la nostra educazione, la nostra civiltà, al fatto di dire: ma esiste un Gesù buono, esiste un Gesù a cui ti puoi richiamare, un Gesù che ha sofferto per te, a cui sei riconoscente, creiamo dei nuovi mostri e alimentiamo questi mostri. Noi dobbiamo imparare a interrompere questa catena, dobbiamo imparare a spezzare queste cose, dobbiamo saper dire che ogni figura che ci viene propinata, dell'immagine, delle parole, delle azioni, dei testi di Gesù Cristo, sono in realtà un qualcosa di sofferente, sono un qualcosa di nocivo, di pericoloso. Sono di nocivo, di pericoloso soprattutto per, prima di tutto per noi, perché se noi pensiamo di non avere valore, di non avere significato, di non avere profondità, siamo finiti e non potremmo mai avere appunto la possibilità di essere d'aiuto sia alla società, sia alla comunità, sia agli altri. E allora, prima di pensare che esistano modelli a cui ci dobbiamo richiamare, a cui ci dobbiamo essere uniformati, cerchiamo di capire una cosa fondamentale, che è essenziale e bisognoso di tutti quanti: conoscere noi stessi. Conosci te stesso, e questo conosci te stesso non passa tramite certo gli strumenti dati da una religione, ma passa tramite gli occhi che noi abbiamo, le mani che abbiamo, il cuore, la sensibilità, l'udito. Tramite i nostri sensi, con il richiamo continuo al mondo, avremo questa possibilità di comprendere, di agire, di intervenire, di fare. Non possiamo pensare che qualcuno abbia pensato le cose cui dobbiamo pensare, non possiamo pensare che qualcuno abbia detto le parole che dobbiamo dire. E soprattutto dobbiamo essere coerenti. Quando pensiamo una cosa dobbiamo imparare a dire.
quando dobbiamo una cosa da dire, dobbiamo dirla, non dobbiamo farci reticenza di fronte a qualcuno che creda nel Gesù buono, che creda in un Dio salvatore. Non dobbiamo avere rispetto per queste idee, perché il rispetto per queste idee che si propinano un Gesù buono in realtà porta una nuova sofferenza, porta un nuovo dolore. E allora, se noi vogliamo interrompere la catena del dolore, della sofferenza, dobbiamo cominciare proprio da dove questo mostro ha origine. Dobbiamo insegnare e far capire e comunicare che l'immagine negativa di Gesù è il problema nella nostra società. Il problema non sono le scuole. Le scuole, se non funzionano, è perché qualcuno pensa di mandarsi gli insegnanti di religione, e gli insegnanti di religione vanno a veicolare un pensiero che non crea cittadini, che non crea persone che sono capaci di essere liberi, non crea adulti, crea schiavi sotto missione. Perciò ribelliamoci, abbiamo il coraggio di toglierci questo cappio dal collo creato apposta, che è la figura negativa, mostruosa, tossica di Gesù Cristo, che è un Dio che porta soltanto morte e sofferenza e chiede a chi si riconosce in Lui di creare altrettanto. Perciò facciamo questo piccolo sforzo, diamoci da fare, impariamo a essere liberi. La libertà non ce la può insegnare assolutamente nessuno, soltanto le nostre azioni ci possono rendere liberi.